Dottore Ficarra, oggi è un momento importante per questo ospedale, ma sono previsti altri interventi? È tutto in evoluzione. Intanto oggi voglio ringraziamo le ditte che hanno consentito questa ristrutturazione e la Banca San Francesco, perché è un'opera meritoria destinata alla città che fa veramente onore ai vostri concittadini e alle ditte che hanno collaborato. Grazie anche, diciamo, ovviamente alla intermediazione del primario, il dottor Augello, si è realizzata un'opera praticamente a costo zero per l'azienda. Gli altri interventi sono in materia di sicurezza, ci stiamo concentrando molto sull'adeguamento alle normative antincendio e in più abbiamo chiesto un finanziamento di 5 milioni all'assessorato per una ristrutturazione e un adeguamento complessivo, perché questo ospedale in realtà ha dei limiti strutturali oltre il quale non si può andare, cioè i piccoli interventi servono a poco. Abbiamo indetto già la gara di 80.000 euro per l'adeguamento delle sale parto del punto nascita, anche questa è un'eccellenza di Canicattì, perché rispetto alla media del 20% dei parti cesari richiesto dal piano esiti nazionali, Canicattì si trova ben al di sotto del 20%, quindi i complimenti vanno a tutta l'equipe della ostetricia, della ginecologia e del buon funzionamento dell'ospedale nel suo complesso. Speriamo che si sblocchino le assunzioni e così presto possiamo completare l'intero organico. E che i 5 milioni a cosa serviranno, dottore Ficarra? Un po' a tutto, dalla ristrutturazione della facciata alla revisione degli ascensori, nel senso che tutti gli ascensori che ci sono, come vedete, ormai funzionano a differenza del passato, però hanno dei limiti, perché quelli nuovi non si possono mettere, dovremmo metterli solo all'esterno, così come l'adeguamento per i percorsi sporco pulito. Per cui tutto questo richiede un costo e poi soprattutto perché vorremmo anche a Canicattì realizzare un progetto che è quello della suddivisione per dipartimenti, cioè tutto quello che rientra nella stessa area dipartimentale deve andare ove possibile nello stesso piano, perché il dipartimento è un mattone fondamentale della riforma del Servizio Sanitario Nazionale che serve a creare delle sinergie che migliorano l'assistenza in tutto e per tutto. Dottore Augello, oggi si consegna alla città, ma non solo alla città, un reparto di medicina moderno e funzionale grazie a questa partnership che avete attuato con dei privati. Sì, questa è una novità per il territorio, anche se è una strada percorsa e sperimentata già al nord, dove esistono proprio delle collaborazioni tra pubblico e privato. E noi ancora una volta, lo dico con orgoglio, Canicattì e il suo Interland ha dimostrato di intraprendere precocemente delle strade nuove proprio della collaborazione tra privato e pubblico. E devo ringraziare naturalmente questi nostri benefattori, questi nostri sponsor che sono la Cassa Rurale San Francesco, l'ultima delle banche private che ci è rimasta, la ditta Licata e Greutel e la ditta Cervino. Ciascuno ha contribuito a ristrutturare il reparto sia dal punto di vista dell'accoglienza, dell'ospitale, del comfort alberghiero, sia dal punto di vista della tecnologia. Per cui adesso abbiamo un reparto più accogliente, più confortevole, ma soprattutto più attrezzato per poter assistere ai pazienti critici e complessi che non dobbiamo importare, sono i pazienti che ogni giorno curiamo. Quindi abbiamo elevato il livello di intensità di cura, come si dice adesso. Ecco dottore, sarà questo reparto munito di un impianto di stock unity di primo livello, cosa significa? La stock unit di primo livello è una organizzazione gestionale, non è un reparto. All'interno del reparto è stato decretato dalla rete delle stock unit di qualche anno fa e che ha individuato del resto anche l'ultimo decreto sulla rete ospedaliera ha individuato questo reparto di medicina interna, come altre distribuite nel territorio regionale, come sede di stock unit di primo livello. Cosa significa? Significa un'organizzazione che deve avere dei requisiti di organico e strutturali che possa assistere in modo più adeguato i pazienti con ictus cerebrale, sia ischemico che emorragico, che sono pazienti che già abbiamo. Devo correggere un po' quello che ho letto sulla stampa di ieri, la nostra è una
strocchi inutili di primo livello e attualmente non è abilitata a fare la trombolisi, che è una procedura terapeutica che, per farmi capire, scioglie il trombo. Questa invece è in atto delegata al strocchi inutili di secondo e terzo livello, con cui naturalmente cercheremo di avere un collegamento in rete per poter comunque indirizzare precocemente e nei tempi previsti questi pazienti che devono sottoporsi alla trombolisi, che sono una piccola parte, il 5% dei pazienti che hanno un ictus. Attorno all'ictus naturalmente ci sono una serie di patologie complesse di tipo cardiovascolare, metaboliche, e questa strocchi inutili di primo livello è ora attrezzata in modo più adeguato dal punto di vista tecnologico per poter dare un'assistenza migliore. Tra i requisiti previsti per una strocchi inutili c'erano la possibilità di monitorare costantemente con i monitor questi pazienti, e grazie all'intervento di questi sponsor, quindi di questo momento nuovo, abbiamo questa possibilità e quindi ci siamo allineati ai requisiti richiesti per le strocchi inutili. Oggi, onorevole Cani, si potenzia il reparto di medicina dell'ospedale Barone Lombardo, una buona notizia per la sanità canicattinese e dell'Interland. Beh, ogni tanto qualche bella notizia per il nostro ospedale fa senz'altro piacere a tutti. Oggi c'è questo momento di inaugurazione di questo reparto che viene un pochino abbellito, potenziato, e quindi siamo qui per dare onore a tutti coloro che hanno lavorato e si sono impegnati per la realizzazione di questo importante evento. Dottore Brancato, la Banca San Francesco ha contribuito in maniera determinante per la ristrutturazione di questo reparto di medicina dell'ospedale Barone Lombardo, un impegno per la città. Ma noi siamo costantemente impegnati per la città e per tutto il territorio dove operiamo, non abbiamo un impegno preciso, ma diciamo operiamo con una visione ampia delle cose e quindi andiamo avanti con serenità, con risultati e anche con attenzione verso il territorio, tutto qui. Ecco, questa è un'attenzione comunque particolare per il territorio. Sì, però noi non riteniamo di avere fatto chissà che cosa. Dirò, appena cominciano i discorsi, dirò che abbiamo fatto soltanto il nostro dovere e che tutto sommato siamo noi a ringraziare per il piacere che abbiamo avuto di partecipare ad un'opera che sicuramente è utile a tutta la collettività.